Ancora sanità tra crisi e prospettive future, se ne è discusso al Festival della Salute che si è inaugurato stamani a Viareggio. A margine di un convegno si è parlato anche dell'inizio del campionato di calcio con l'ex CT della Nazionale Cesare Prandelli. Gianluca Vatti. Come garantire i servizi essenziali nella sanità ai cittadini tenendo presente i conti pubblici che impongono una razionalizzazione della governance sulle spese sanitarie? Uno dei temi dibattuti al Festival della Salute puntava proprio sulle prospettive future della sanità, alla luce anche dell'imminente decreto del governo che definisce in una lista prestazioni inappropriate alcune prescrizioni mediche concesse anche quando non sarebbero così necessarie. Questa strada va percorsa, si deve aggiustare il tiro, coinvolgere di più, ma io auspico che non si facciano poi alla lunga dei passi indietro e si trovi il coraggio, anche politico, di destinare risorse dove servono e poterle distogliere dove non servono. Di certo, se la sanità si riduce, la società si impoverisce, è stato detto, ma le voci di bilancio continuano a condizionare tutte le scelte future dell'intero sistema. Intanto, a margine del convegno, Cesare Prandelli si dice sorpreso ma anche affascinato da questo inizio di campionato piuttosto atipico. Sì, è un campionato particolare, ma potrebbe essere anche affascinante proprio perché è particolare. Io sono convinto che è stato condizionato dall'inizio della stagione anticipata, ma soprattutto il calciomercato fino alla fine di agosto, quindi le squadre non puoi in 10-15 giorni pensare che trovino d'incanto gli equilibri.